Sta per iniziare la scuola e mi avete fatto questa domanda 20.000 volte. Jing, io non mi piaccio. Come faccio ad essere più sicura di me stessa, soprattutto adesso che sta iniziando la scuola e sto iniziando una nuova scuola e voglio che tutti mi diano attenzioni, voglio essere più sicura di me stessa? Ci penso io, perché veramente avere confidence ed essere sicuri di se stessi è una delle cose più importanti, se non le più importanti, perché le persone vanno a vedere più quello che tu trasmetti, cioè la tua salsa rispetto a magari la bellezza estetica. All'inizio che è la bellezza estetica, però quello che rimane, quello che fa rimanere una persona intrigata a te è ciò che tu hai, come ti poni. Ora vi do una guida per essere letteralmente la versione più sicura di se stessi possibile. Ne avete assolutamente bisogno, quindi rimanete qui. Sempre una chiacchierata tra di noi. Let's go! Prima cosa, assolutamente smettete di compararvi alle altre persone. Se volete proprio compararvi alle altre persone, usatele come ispirazione e non come: oh no, ma lei è più bella di me, sicuramente faccio schifo. Ma come: lei è più bella di me oggettivamente, ma io ho tantissime qualità che posso comunque sfruttare. E va benissimo così, perché nel mondo ci sono tantissime altre ragazze più belle di noi e bisogna esserne consapevoli, ma non tutte significa che siano migliori di te, perché soprattutto quando tu sei una persona colta, hai delle cose dentro, hai delle esperienze che magari le altre persone belle non possono avere. Non compararti mai alle altre persone se non è solo per usare come ispirazione e come motivazione per dare il massimo di te, per dare sempre di più di te, ok? Non ferirti da sola, non te lo meriti. Seconda cosa, è super importante, smettila di prendere le cose personalmente. Questa cosa è una piccolezza, ma fidatevi, fateci attenzione. Quando prendete troppo le cose sul personale, sarete sempre tristi, perché andrete a pensare a tutto, andrete ad analizzare qualsiasi minima cosa, quando in realtà certe cose non hanno proprio senso. Cioè, nel senso, se magari Crush non ti vuole perché non sei il suo tipo, cioè appunto non c'è altro da aggiungere, non è che tu potevi fare altro, non sei il suo tipo e basta, non c'è altro da cambiare, farsi le pare mentali, non sei abbastanza per lui, come qualcuno può essere non abbastanza per te, ok? Basta semplicemente accettare la realtà. Se Crush non ti vuole, pace, ce ne sono 70.000 e puoi avere 70 altre 1000 Crush. Non è la cosa fondamentale nella vita avere la Crush, è letteralmente banale, e smettila di prendere le cose personalmente, perché a volte o la vita va così, oppure a qualcuno vuoi non piacere e pace. Fatti una ragione, ce ne facciamo tutti una ragione. È totalmente normale. E prima lo impari, prima stai in pace con te stessa. Terza cosa, smettetela di chiedere e basarvi solamente sulle opinioni degli altri. Questo perché lo fanno molto le persone che non hanno autostima. Anche io a volte chiedo magari delle cose perché sono nella mia fase in cui non ho autostima, perché capita, non tutte ogni giorno si credono una versione migliore di loro stesse. Smetti di chiedere alle altre persone cosa ne pensano, cioè smetti di basare la tua opinione su quello che gli altri pensano. Ci sta, perché comunque è normale che noi chiediamo sempre alle nostre amiche: mo, cosa ne pensi di amo di qua di là, ma alla fine l'unico parere che conta sei te. Cioè, una cosa che mi ha detto una volta mia sorella, perché le chiedevo sempre magari quale borsa devo prendere, quale borsa bla bla bla, non mi piace che la borsa che hai preso, lei mi rispondeva sempre: piace a me. E sinceramente non mi frega niente se alle altre persone non piace, piace a me e basta. E da lì in poi ho imparato: cavolo, è vero, deve piacere a me una cosa, perché deve piacere agli altri? Cioè, nel senso, a volte psicologicamente diciamo che noi esseri umani, l'ho letto su un libro, tendiamo molto a seguire il gregge, la massa, eccetera eccetera. Se ti piace fare una cosa, non ascoltare gli altri, non ascoltare gli altri e non basarti semplicemente e solo su quello che gli altri dicono, ok? È giusto avere una propria opinione, è giusto chiedere alle altre persone, però alla fine fai ciò che ti senti, perché la tua intuizione non sbaglia mai, il tuo sesto senso è ciò che tu senti veramente dentro, non sbaglia mai. E parlo per esperienza, perché cerco sempre di giustificare le cose, ma la tua intuizione non sbaglia mai. Devi accettare che non a tutti piacerai, e questo è il bello della vita: ad alcune persone piacerai, ad alcune persone non piacerai. Chi ti amerà, chi ti odierà, è il bello della vita. Non si può piacere a tutti. Le persone magari alla quale non piaci ti possono aiutare per migliorare te stessa, per darti una lezione di vita tra virgolette, per farti rendere conto di qualcosa. Non sto parlando del fatto che devi, in base a ciò che ti dicono le persone alla quale non piaci, cambiare. Assolutamente no. È normale non piacere a tutti. È bello non piacere a tutti. Alle persone alla quale non piaci sono le persone migliori dalla quale prendere ispirazione e usarli come motivazione per dare il massimo e migliorare sempre, sempre, sempre di più. Perché alla fine, quando piace a tutti, è un po' noioso, no? Capite?
il prima possibile voi capite questa cosa, il prima possibile vi sentirete stra molto più sicuri di voi stesse. Ovvero, come voi pensate di essere siete, come voi percepite di essere siete. Questo ve lo dico perché è legato al fatto di quanto sia importante parlare bene a voi stesse, dire cose positive di voi stesse a voi stesse, guardarvi allo specchio e dirvi: io sono bella, io ho delle qualità, queste sono le mie qualità. Alla fine bisogna essere realisti, perché non c'è bisogno di inventarsi: io sono la regina del mondo, io sono la principessa di qua, io ho delle qualità. Sono realista, perché tutti di noi abbiamo delle qualità sulla quale possiamo evidenziare, no? Rispetto magari alle altre persone, le altre persone hanno delle qualità che noi non abbiamo. Però sappiate che tu verrai percepito come tu percepisci te stessa. Quindi se ti lamenti tutto il giorno di te stessa, che ti fai schifo, ti vedi brutta, non ti piaci, una cosa puoi fare: cambiare, migliorare esteticamente. Se non ti piace il tuo fisico, puoi andare in palestra, puoi parlare con il nutrizionista. Spero che la cosa non diventi toxic, deve essere una cosa salutare. Noi possiamo sempre cambiare noi stessi, sempre. Quindi lo puoi fare, puoi migliorarti, ma ricordati che tu sei sempre quello che dici a te stessa. I pensieri sono tipo dei semi, e ciò che tu semini raccogli. Quindi ciò che tu ti dici, e non smetterò mai di dirlo, ve lo voglio dire 20 volte finché non vi entra nel cervello: ciò che tu ti dici, ciò che tu ti scrivi, ciò che tu pensi di essere sarai. Non magari nel breve termine, perché molte persone magari si cringono dicendo: oh, ma non è che sfigata che sono se mi parlo davanti allo specchio e mi dico che sono questa e questa. Ok, rimani sfigata allora. Alzo le mani, fai come ti pare, ma fidati quanto ti cambia e quanto ti senti migliore a dirti a te stessa: io sono questo, io posso fare questo, io posso fare di più, bla bla. Devi parlare bene a te stessa, appunto. Questa non smetterò mai di ripeterla. L'ho mai detto? Ok, se non l'ho mai detto: il potere di rimanere private. Voi siete il tipo di persona alla quale voi raccontate tutto alle vostre amiche subito prima che le cose accadano, che cosa state facendo, poi vi lamentate se qualcosa va male. Non dovete dire niente, da oggi in poi non dite niente, zero, finché le cose non accadono veramente. Se voi avete dei piani, avete tipo dei viaggi in programma, soprattutto i viaggi, se avete delle cose belle in programma, non lo dite a nessuno, ai vostri genitori, a nessuno, ok? Poi ognuno ha la sua cerchia, nel senso, è ok, sentitevi liberi, cioè nel senso non vi obbligo a non dire niente, però io mi sento proprio che quando non dico niente a nessuno va tutto molto meglio. Poi ci sta ovviamente raccontarla dopo che è successa quella cosa, perché molte persone, infatti state attente a chi lo dite, sono invidiose indirettamente, cioè che non te lo dicono, magari fanno una bella faccia: oh mio Dio, sono felicissima per te, ma dentro c'è quel senso di invidia, che magari non è nemmeno invidia cattiveria, ok, no? Tipo invidia buona, possiamo dire, non magari invidia brutta, che però allo stesso tempo secondo me ti manda comunque allo stesso tempo energie negative. Abbiamo bisogno di energie negative? No. Ecco perché, non so se avete visto delle storie su Instagram, però tutte le persone che magari dicono qualcosa in anticipo finisce sempre che c'è un problema. Più il prima possibile voi imparate questa cosa e imparate a starvi zitti, perché anch'io quando mi succede qualcosa di bello non vedo l'ora di dirlo alle mie amiche più care, più stretto a tutti, però è meglio stare zitti. Ok, ora passiamo alle cose un po' più estetiche, diciamo. Impara a stare dritta. Di cosa hai paura? Che le persone ti guardino? Perché le persone insicure, quando magari io ero piccola, che mi coprivo sempre la faccia perché mi riputavo brutta, pensavo che le persone pensassero che io fossi brutta 24 ore su 24. Quindi mi coprivo la faccia, camminavo un po' gobbetta, però meno male, cioè questa cosa mia mamma lo diceva sempre: stai dritta con la schiena, perché è, in cinese si dice cheese, ovvero che dai proprio un'altra vibe alle persone. Devi stare dritta rispetto a una persona che sta goppa, che parla magari a bassa voce, che magari non ti guarda nemmeno negli occhi. Stai dritta, non abbi paura di nessuno, nessuno ti mangia, anzi la gente ti guarderà il doppio. Stai dritta, cammina dritta, lentamente, parla lentamente, ricordati nel tuo cervello che la persona che è davanti, le persone che è davanti non ti mangeranno, ti guarderanno e basta, e magari al massimo ti invideranno, perché una persona confident può emanare solamente: mio Dio, voglio essere come lei. Basta. Stai dritta, alzata, postura dritta, lenta con i movimenti, non aver paura di nessuno. Ogni volta che, a volte anche io mi sento tipo in soggezione, dico no, aiuto, e mi ricordo di che ho paura. Sono letteralmente solo persone. Ho paura di qualcosa? No. E poi mi ricordo di stare dritta, rimanere pacata e soprattutto guarda negli occhi delle persone. Tu prova questa cosa: guarda dritto negli occhi delle persone, perché l'eye contact è veramente una delle cose più potenti del mondo. Guarda dritto negli occhi delle persone. Ovviamente non devi essere tipo
guardali mentre stanno parlando, non con questa faccia magari, ma li guardi interessati, bla bla, li devi guardare dietro negli occhi e non devi mai aver paura di distogliere lo sguardo. Ci sono ragazzi che sono veramente bravi con l'eye contact, che a volte ti mettono in soggezione, però continua a guardarli come se non avessi paura di loro, perché alla fine è una sorta di potere. Quando ti distoglie lo sguardo per prima, diciamo, perde il potere. Ogni volta che una persona ti guarda, prova a riguardarla indietro. Invece di guardare per terra, riguardala indietro e vedrai che sarà lui o lei a distogliere prima lo sguardo. Facciamo questa scommessa, tu provaci e fammi sapere, scrivimi su Instagram se è vero o no. Letteralmente. Esci, ho fatto letteralmente un video intero della tua comfort zone. Fai ciò che non ti piace fare, fai ciò che non hai voglia di fare, perché sono le uniche cose che ti fanno cambiare veramente qualcosa nella tua vita. Cioè, tu credi che veramente non cambiando e non facendo un qualcosa che ti faccia sentire tipo cambi qualcosa nella tua vita? No, diventerà e rimarrà sempre tutto monotono, piatto, niente. Tu devi fare qualcosa che possa darti l'esperienza e possa darti la memory che tu sei capace di fare determinate cose, perché la prossima volta si creerà questo circolo di autostima che aumenterà sempre di più, perché ti ricorderai che tu sei riuscito a fare questa cosa, sei riuscito a fare quest'altra cosa. E allora di cosa hai paura? Capirai che alla fine l'unica cosa che dovevi fare era uscire e fare questa cosa, uscire e fare determinate cose dalla tua comfort zone, comunque fare determinate cose, e basta, semplice, non c'era altro di difficile da fare. E infine, ve lo ricordo, limitate le persone negative. Le persone negative sono come la peste. Limitatele, eliminatele, non avete bisogno di loro, trovatevi e sostituitele con persone positive. Cioè, nel senso, non pensate di non voler rimanere soli. Posso capire tantissimo questa cosa, perché a volte anche a me è capitato magari di farmi andare bene determinate persone che magari non erano al massimo. Alla fine posso dirvi, alla fine dei conti, che era meglio eliminarle prima, perché l'unica cosa che vi daranno le persone negative è negatività. Limitate le persone negative, almeno che voi le influenziate a diventare le persone positive, ma la vedo dura con le persone negative, non è il vostro lavoro. Eliminate il più possibile le persone negative, letteralmente. Please, fatelo per voi. Spero che questo video vi sia piaciuto e spero che questo video vi aiuti ad iniziare al meglio questo 2023 a scuola. Quindi questa è una mini serie di glow up, di cose che vi possono aiutare ad avere più autostima. E niente, fatemi sapere quando li sfoggerete in classe e sarete la versione più confident di voi stessa. Io vi aspetto sul nostro canale broadcast, e se volete scrivermi potete sempre farlo. Bye queens, peace.